Ha dovuto attendere oltre 5 ore prima dell'inizio del suo interrogatorio di garanzia, ma poi il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ha escluso ogni sua responsabilità nelle vicende dell'inchiesta sulle raccomandazioni e sui concorsi truccati nella sanità lucana. Pittella ha dunque rigettato in toto la tesi che sia stato lui il deus ex machina della distorsione istituzionale. A riferire che il governatore lucano ha risposto per 2 ore alle domande, con fermezza, serenità, tranquillità e grande forza d'animo, sono stati i suoi 2 avvocati, Emilio Nicola Buccico, con un passato in Senato con Alleanza Nazionale, nel CSM come membro laico e come sindaco di Matera con il centrodestra, e il potentino Donatello Cimadomo. Non ho parlato di questo argomento con il presidente Pittella, ma penso nella maniera più assoluta che non gli sia mai sfiorata la idea di poter dimettersi. Sarebbe assolutamente contraddittorio con quello che stiamo con quello che abbiamo detto. Linea per, come dire, atteggiamento fideistico, ma perché dal punto di vista fattuale non ci sono i presupposti per una misura cautelare e dunque nemmeno perché la sua presidenza possa essere messa in discussione. Ora si attende la decisione del GIP Angela Rosanettis. Lo staff legale di Pittella ha già presentato il ricorso al Tribunale del Riesame, la cui udienza dovrebbe svolgersi martedì prossimo 24 luglio. Sembra perciò, sempre più lontana, la possibilità che Pittella si dimetta prima della scadenza naturale della legislatura regionale prevista per il prossimo autunno. Pittella, al termine della lunga giornata, iniziata intorno alle ore 12, è ritornato nella sua abitazione di Lauria, dove è ristretto ai domiciliari. Prima dell'interrogatorio, cominciato solo intorno alle ore 17, ha stretto mani a diverse persone che lo hanno salutato mentre era al bar con i suoi avvocati. La lunga attesa, in certi momenti anche snervante, era stata causata dal prolungarsi degli altri interrogatori. Durato circa 2 ore anche quello del professore ordinario all'Università di Bari Agostino Meale, ai domiciliari con l'accusa di corruzione in concorso con l'ormai ex commissario dell'ASM di Matera Pietro Quinto, che è ancora in carcere, anche per alcuni presunti favori fatti per la carriera universitaria del figlio del dirigente. Si è intanto conclusa sull'altro versante anche la visita nella sede dell'azienda sanitaria di Matera degli ispettori inviati dal ministro Grillo, mentre continua il lavoro della commissione ispettiva istituita dalla giunta regionale lucana, guidata dallo scorso 6 luglio dalla vicepresidente e assessore alla sanità Flavia Franconi.